Benvenuti a TGSA di giovedì 23 febbraio. Lo staff di Striscia la Notizia, cacciato dall'hotel a Camerota, ha dormito nel furgone la notte scorsa. Brumotti, noto come A Bombazza, era stato a Ponte Cagnano per evidenziare la condizione del palazzetto di Sant'Antonio. Recatosi in albergo, l'inviato di Striscia, campione di bike trial, ha iniziato ad esercitarsi. Allenamenti troppo rumorosi, secondo l'albergatore. Aggredisce la ex e i poliziotti, denunciato un 21enne cavese. Aggredito in pieno Corso Umberto, l'ex fidanzata per gelosia. Il giovane si è anche scagliato contro gli agenti, provocando loro delle lesioni. Arrestato imprenditore vicino ad un clan camorristico, sequestrati beni per oltre 15 milioni di euro. Arresti domiciliari su richiesta della Procura, direzione distrettuale antimafia nei confronti di Corrado Ferdinando, già noto alle forze dell'ordine e ritenuto appartenente al sodalizio criminoso denominato Clan Serino, capeggiato da Serino Anello, alias Opope, zio dello stesso Corrado. Risultano indagate per il medesimo reato altre 7 persone, nei cui confronti sono state eseguite numerose perquisizioni domiciliari. Piano casa, la Costa d'Amalfi si prepara ai nuovi emendamenti. La Regione Campania dà il via libera alla realizzazione dei parcheggi pertinenziali e modifica il piano casa. L'Università di Salerno valorizzerà il settore ceramico. La Facoltà di Economia ha dato il suo assenso al protocollo d'intesa per la valorizzazione e l'innovazione del settore. L'atto è stato frutto dell'impegno dell'amministrazione comunale meteliana. Zara sulla nomina di Cuozzo, Battipaglia sotto il maglio dell'incapacità. Non governo la città di Battipaglia da 15 anni. Da sindaco ho commesso probabilmente errori imperdonabili, come solo gli uomini sanno commettere. Ma che la mia città finisse sotto il maglio dell'imbecillità mi addolora. Solo i cittadini possono invertire la rotta. Così il presidente del Consiglio provinciale ed ex sindaco di Battipaglia, Fernando Zara, commenta su Facebook la nomina dell'assessore Paolo Cuozzo. Gelbison Battipagliese, vietata ai tifosi bianconeri. Vietata la trasferta ai tifosi della Battipagliese, sarà quindi un derby senza tifosi ospiti, quello che domenica si giocherà al Morra di Vallo della Lucania. Mostra Italia 151, italiani contemporanei. Venerdì alle 18, presso la Grancia di Sala Consilina, sarà inaugurata la mostra di arte contemporanea, curata dai critici d'arte Marco Alfano e Boris Brollo. Per approfondimenti ed altre notizie, consulta le relative sezioni su www.tagatosa.it.